innanzitutto, prima di tutto, quando prima la consigliera Zappaterra parlava di coerenza nei confronti dei colleghi della Lega, beh, questo, in questo caso, per coerenza, i colleghi del PD, spero che non lo facciano, dovrebbero votare sì alla fusione. Perché le dichiarazioni dei consiglieri Pruccoli e Rossi di quei giorni, ma anche dell'assessore Petiti, dicevano che si sarebbe dovuti andare avanti con quella fusione. Si sarebbe dovuti andare avanti con quella fusione perché i cittadini, alcuni cittadini saludicesi, che non si erano espressi, ma probabilmente erano a favore della fusione, si sarebbe dovuti andare avanti. Tanto che se avessimo voluto applicare la nuova legge, se per caso il Consiglio Comunale di Saludecio avesse deliberato di procedere con la fusione, si sarebbe andati avanti con la fusione, con la nuova legge. Perché avete scritto una nuova legge che consente di andare contro la volontà dei cittadini. Perché il Consiglio Comunale in questo caso può ribaltare l'esito del referendum. Allora, se siete coerenti, o cambiamo la legge che avete voluto fare a tutti i costi, perché la legge che avete voluto fare a tutti i costi prevede 5 casi. Primo caso, maggioranza non favorevole alla fusione e maggioranza nei singoli comuni non favorevole alla fusione. Per legge non si procede, il progetto si blocca. Risultato complessivo favorevole alla fusione e favorevoli nella maggioranza dei comuni, l'Assemblea esamina immediatamente il processo di fusione. A quel punto ovviamente l'Assemblea può dare e darà parere positivo. Ma se cominciamo ad andare ad un parere generale, favorevole, complessivo, favorevole alla fusione, ma non favorevole nella maggioranza dei comuni, bastano le delibere dei consigli comunali, anche con maggioranze, diciamo, nei comuni più piccoli, dove se la maggioranza del PD è un attimo avere quella maggioranza, e si va contro quello che dicono i cittadini. Quindi voi, per coerenza, cosa fate in quel caso? Votate favorevole alla fusione. Noi in quel caso votiamo contrari alle fusioni. Quindi ditemi cosa vi dice il Presidente Bonaccini di fare in questo caso. Secondo me in questo caso vi deve dire di non procedere alla fusione. E allora cambiamo quella legge. Poi ci sono gli altri casi che non sto ad illustrarvi, perché tanti li conoscete forse, ma sono così complicati che perderei un'altra mezz'ora ad illustrarli e faremmo tardi. Quindi vi invito ad una riflessione e al tornare indietro sui vostri passi. Perché se c'è un comune in cui i cittadini si esprimono per il no, dobbiamo tornare indietro e fermare la fusione. Se siamo convinti che le fusioni siano importanti, cominciamo dall'inizio con dei processi che coinvolgano tutti, ma non costringiamo poi a farvi, anche voi, a fare queste giravolte e questi equilibrismi, perché ormai in questo caso siete diventati degli esperti di salto triplo carpiato all'indietro. Grazie.